odor di noccioline. Guardo il treno e penso al cielo di Avellino. Avellino, Avellino, anche il gioco del pallone. Hanno fatto uno squadrone ad Avellino. Di Gino Iacovacci oggi c'è tutta l'emozione per 4 anni di grande sofferenza, grande impegno economico, soprattutto vissute nell'ombra, perché lei non ha mai voluto parlare, mai voluto comparire. Ho dato sempre spazio a mio figlio, che era giusto che sia così, perché era lui a messo delegato e io da genitore dietro ho cercato sempre di, ma nell'interesse dell'Avellino, della società e soprattutto dell'impegno profuso in questi 4 anni, veramente è stato di tanta sofferenza, chiedo scusa, sono emozionato, ma perché è un'emozione di gioia, è un'emozione di aver visto tante persone riportare, io sono prima di tutto tifoso, aver riportato tante persone allo stadio è la gioia immensa. Vincenzo Riccio, con tutta la famiglia al Partenio Lombardi, perché volevi che i tuoi figli capissero che cosa vuol dire l'Avellino in Serie B, visto che erano piccolini quando tu eri in campo. Sai una cosa, giusto per non smentirci, no? L'ha fatto mio figlio a fine partita, ha detto: papino, perché festeggiano se hanno perso? Ha detto: no, papino, poi te lo spiega più in là. Ha detto: questi hanno vinto, hanno perso ma hanno vinto. No, dai, comunque... Come al solito Avellino non si smentiscono mai ad Avellino, è stata una festa bellissima, al di là dei risultati che secondo me non conta assolutamente niente. Mi fa piacere anche perché ho avuto modo pure di far vedere a mio figlio, come hai detto tu, e alla mia famiglia, anche perché loro non hanno gioito insieme a me negli anni passati quando ho vinto, non sono venuti al campo. Nel 2007. Sì, nel 2007, ma anche nel 2005. Comunque... c'era già Anastasia nel 2005, quindi era piccola, però veramente è stata una bella festa. Dai, ma adesso come premio, perché hanno fatto i bravi, li ho portati sull'erba del Partenio. Senti, c'erano 7 anni di arretrati in termini di festeggiamenti, l'ultima volta era stato con te in campo con il Foggia, poi brutti anni in Serie B, soprattutto il fallimento e quella terribile Serie D. Ora si riparte con l'entusiasmo e soprattutto ora questa benedetta Serie B ce la dobbiamo tenere stretta. Ma guarda, è una cosa che stavo pensando mentre guardavo la partita, sento nell'aria un qualcosa di positivo, sento che l'Avellino comunque ha finito diciamo il purgatorio che ha attraversato in passato per quanto riguarda la categoria Serie B, che purtroppo non è mai riuscita a tenersi stretta, però io penso che con la nuova società, le nuove persone, i nuovi addetti ai lavori, è inutile ripetermi sempre sul mio amico Rastelli e il suo gruppo, tutti quelli che lavorano intorno a lui, ci sono tutti i presupposti secondo me per rimanere in questa categoria e forse pure per fare qualcosa in più. Visto che è arrivato il momento che smetti di giocare al calcio, prima o poi tornerai chissà per fare l'allenatore, il dirigente di qualche squadra giovanile? Io non lo so in che occasione ritorno ad Avellino, se non ci ritornerò, ti ho sempre detto a qualche amico, quando non ci dovrò essere più, non ci sarò più, non lo so, da qui a 100 anni, l'ultimo momento che voi mi devono portare anche da solo lì al centro del Partenio, pure senza tifosi, per me va bene lo stesso. Questo è l'uomo del cupino. allora ne approfittiamo con Franco Iannuzzi, visto che non ti ho intervistato. Come stai? Benissimo, come sta tutti i tifosi dell'Avellino. È una promozione di tutti, una promozione che hai visto un pubblico di Serie A oggi, te l'ho detto sempre, guarda, se i ragazzi fanno il dovere, quello che devono fare qua,
il pubblico fa, riempie lo stadio, e questo l'ha dimostrato negli altri anni, lo stiamo dimostrando anche adesso. È una scommessa che ho vinto con te, perché tu dici ma non vengono, invece no, quando ci sono i risultati la gente riempie il campo. Oggi sembrava un campo di Serie A, sembrava i vecchi tempi della Serie A. Non dimentichiamoci però la Serie D, non dimentichiamoci la sconfitta con la Nissa, le partite con l'Interreggio a Mazara del Vallo in mezzo al mercato ortofrutticolo, e tu c'eri sempre, questo lo dobbiamo dire. C'eravamo tutti, perché ripeto, il merito è di tutti, perché tutti abbiamo contribuito a far sì che la gente tornasse a campo, i giocatori, la società e i tifosi, poi che non hanno fatto mai morire quella, non hanno fatto mai spegnere quella luce, perché era importante, ripeto, perché noi non volevamo che i ragazzini fossero tifosi dell'Inter, del Milan, della Lazio. Avevamo voluto sempre che i ragazzini tifassero per Avellino, e abbiamo fatto in modo che tutti quanti ci stringessimo intorno a questa volta. Ma un grazie va alla società, perché ha fatto dei grossi sacrifici. Non è facile fare il calcio in Serie D, in seconda divisione, in prima divisione. E poi un merito va anche a voi, non vi abbiamo mai elogiato, per questa volta ci siete sempre vicini. E poi questo grande pubblico, che chiaramente è un pubblico, ripeto, di Serie A, qua possiamo fare la Serie A. Quindi cerchiamo di non sciupare questo patrimonio, perché è un patrimonio importantissimo. Se ci sono dei grossi imprenditori che vengono subito, perché ripeto, abbiamo bisogno di tutti per poter fare la Serie B quest'anno, poi il prossimo anno possiamo fare pure la Serie A. La mamma di Franco Iannuzzi, dopo 35 anni siete tornata? Sono tornata per mio marito, sapendo che lui era molto tifoso, io ho voluto farci questo grande regalo. È una bella emozione. Bella emozione. Sono molto contenta, e tu sai che i miei figli hanno fatto tanto. È vero? Tantissimo, non tanto. Francesca ha fatto tanto, ha trascurato tutto. Vero? Una vita presso all'Avellino. Senz'altro, così è. Da parte della coppia Fumagalli-Biancolino, forza lupi, forza Avellino. Solo un saluto dalla futura sposa di Angelo D'Angelo. Lei è pronta per il matrimonio? Molto, sì. È pronta a passare questo guaio? Sì, prontissima. Tutto perfetto, matrimonio, Serie B? Ci hanno fatto un bel regalo questi ragazzi, sì, quest'anno un bel regalo. Contenta. Grazie. Ed emozionata? Sì, molto emozionata. Un bacio a Angelo. Un bacio a tutti. Sta per arrivare un mega gavettone con guarda. Ce ne andiamo, serie B. Dopo tante dediche, finalmente Morena è qui, gli ha dedicato talmente tanti gol tuo marito. Bell'anno. Sì, un bell'anno pieno di soddisfazioni, sono arrivato un grandissimo successo, diciamo che non ce l'aspettavamo e siamo felici così. Molto felici, soprattutto Gigi è stato un grandissimo protagonista. Sì, guardiamoci le spalle. Perché stanno per arrivare altri gavettoni. Sì, è stato bravo, insomma, come tutti gli anni. Speriamo che l'anno prossimo vada bene comunque. Luigi Stotti, tra i fondatori dell'Avellino Club, che ha sede a Milano. Una bella avventura nata quest'anno per raccogliere i tanti tifosi che sono al nord. Sì, in pratica è un'iniziativa che è partita qualche anno fa, però adesso ci stiamo rafforzando, anche grazie all'aiuto di Gianluca Capiraso, che ci tengo, saluto, sta soffrendo lì a Milano, infatti mi ha scritto tantissimi messaggi e ci tengo a salutarlo, e tantissimi ragazzi, siamo quasi 200 iscritti e cerchiamo nel nostro piccolo di raggruppare tutti i ragazzi che sono al nord e che soffrono, perché chi lavora, chi è sposato, chi ha altri impegni, soffrono lontano dalla propria terra, e noi l'avvertiamo di più, di portarli insieme a noi, di vedere il lupo quando possiamo, quando è possibile. Sì. C'è anche il padre di Andrulli con voi. Infatti, sì. Adesso, sì, stamattina abbiamo fatto la mattinata insieme, una lunga cavalcata per venire qui, adesso sono riuscito a riprenderlo.
stasera non so a che ora finiremo, però una gioia troppo grande e io ci tenevo a venire e stare qui, quindi insieme a lui. L'Avellino è emozione ed entusiasmo, però per un ragazzo che vive, lavora al nord, sì, ed è già insomma difficile, sì, quando va fuori casa o torna al Partenio, altro che brividi, eh? Sì, in pratica quando vedo quella maglia non c'è cosa più bella, e quindi poi tornare qui, vedere 15.000 persone dopo la polvere e il fango che abbiamo avuto addosso in questi anni, è stato qualcosa di tragico, però alla fine poi si è trasformato in quello che abbiamo visto oggi, è una cosa bellissima. Senti, so che non è bello, però volevo sapere se hai un campione a cui sei particolarmente affezionato. Dire a Giulio sarebbe facile, perché il papà se no mi picchia. Io credo che ci siano tanti interpreti quest'anno che abbiano dato una mano, ragazzi umili, a disposizione, poi l'ho conosciuto anche di persona, molte volte i calciatori sono un po', diciamo tra virgolette, buffoni, se la menano un po', però invece questi ragazzi sono umili, è il gruppo che ha vinto, poi Gigi Castaldo che ci ha trascinato, è troppo facile, Van Giulli che... pratico col papà, siamo altrimenti ci arrabbiamo, come direbbe il buon Angelo Picariello. Quanto dureranno ancora questi festeggiamenti? Fino a quando saremo qua, penso. La forza c'è ancora. Biancolino, quanti gavettoni hai fatto? Oltre a noi giornalisti in sala stampa, il mister ha detto che l'acqua era fredda. Pochi. Abbiamo fatto più gavettoni che punti, mi sa. Un centinaio, secondo me. Più gavettoni che punti. Sì, sicuramente. Vabbè, oggi non, insomma, perdere non piace a nessuno, però è l'ultima delle cose che conta. Sì, peccato, perché alla fine ci tenevamo a non perdere questa partita, però purtroppo è capitata. Loro comunque sicuramente si sono allenati con un altro spirito, perché stanno preparando i playoff. Noi questa settimana abbiamo pensato più a festeggiare che ad allenarci, quindi diciamo che ci può stare. Senti, quattro promozioni, hai sempre detto quella col Napoli è la più emozionante, ma questa che posto c'ha in classifica? No, ma guarda, sono tutte importanti, anche perché quella del Napoli ci aveva, eravamo partiti un po' diversamente. Sono sempre importante vincere, sappiamo quanto è importante vincere con questa maglia e con questa città. Sono emozionato. Quanto va martellato Bianco? Va a finire che mi scappa la lacrima. La lacrima. Quanto va martellato Biancolino nello spogliatoio, lui, l'Avellino, io sono Biancolino, ho vinto, tu e tata. No, io sono Biancolino mai. Ci ha detto che se avessimo vinto il campionato qui, ci ha raccontato un po' che sarebbe stato una cosa inspiegabile, inimmaginabile. Infatti è stato così e speriamo che continuiamo a divertirci e a festeggiare fino alla partita di Supercoppa. E l'anno prossimo gioco di sabato? Sì, l'anno prossimo giochiamo tutti di sabato. Dobbiamo tenerti ancora avanti per molto tempo. Ancora per tanto, tanto, tanto tempo. Sorride finalmente Enzo De Vito, sorriso bello, raggiante. Ora stiamo realizzando quello che abbiamo fatto. Ci godiamo la festa, sicuramente oggi ho detto pure ai tuoi colleghi che ho capito l'impresa che abbiamo fatto, che hanno fatto, e sono contento. Contento perché comunque abbiamo risvegliato tanto, abbiamo girato una città, una provincia, e al di là di quello che è stato il risultato finale, che è grandioso, abbiamo fatto un'opera che penso rimarrà nella storia del calcio, della città e della provincia. Quella curva così piena, lacrimuccia, è scappata. Sì, sicuramente, ma l'avete visto, è scappata a tutti, ma scapperanno ancora. L'ho detto, oggi abbiamo capito quello che tutti quanti noi abbiamo fatto. Ora Supercoppa, direttore, ci vogliamo divertire, poi vogliamo continuare. Sì, Supercoppa e poi 10 giorni di pausa, no, e poi da giugno cominciamo con i nomi e tutto. Viaggio di nozze prima. Viaggio di nozze prima, arretrate. Sergio De Piano, responsabile marketing. Prima eravamo in telecronaca, diceva a noi, mamma che pubblico, la roba da lasciarci a bocca aperta proprio. Vero, però ti ho anche riferito altro. Non so se sia possibile riferirlo, dico, no, meglio di te. Andiamo avanti. Bene. Allora, soffermiamoci sul pubblico stupendo, al pari delle giornaliste, va bene così? Grazie. L'anno prossimo che novità per il marketing? Tante? Tantissime. Oggi c'è stata questa bella maglietta celebrativa. Sì. Che sarà disponibile sullo store a partire da domani. Tutti i romani qua, tutti i romani, tutti i tifosi della Roma, della Lazio. No, da Avellino. Oggi sono solo da Avellino. Senti, ma questo è il primo campionato che hai vinto, te lo immaginavi così?
Mamma mia, troppo bello, quello che si prova qua è troppo bello e non ho mai vinto, quindi magari vincere è sempre così, però qui si respira un'aria diversa. Diceva prima Di Masi, Biancolino ce lo raccontavi, i vecchi ce lo raccontavano, vincere la Lino è un'altra cosa. Fortunatamente abbiamo in squadra gente che insomma ha vinto parecchio, soprattutto qui in questa piazza, quindi quello che ci dicevano, forse anche di più quello che ci dicevano. Solita domanda di rito, dedica per questa Serie B di Emiliano Massimo. Vabbè, dedica a tutti i miei familiari, a mia ragazza che mi stanno sempre vicino, loro che comunque ecco in questo momento stanno qui. Loro che sono? Come si chiama? Loro sono mio cugino Danilo e il ragazzo della mia cugina Daniele. Daniele, allora un bacio a tutti. Un bacio a tutti i tifosi dell'Avellino, forza Avellino e forza Serie B. Potrei dire tutto o niente, voi siete il quintetto più giovane e fresco dell'AS Avellino, avete finito di festeggiare o siamo all'inizio? No, è appena all'inizio. Siamo all'inizio. Solo all'inizio. Avete fatto anche il bagno, la banda del cappuccino, avete fatto il bagno inizio maggio, tu e questo pazzo di Angiulli, l'acqua era fredda. Sì, era fredda, però un bel bagno. Il 15 aprile. No, poi siamo tornati però. Dobbiamo fare un attimo di sputtanamenti in corso. Allora, Chiara Herrera, a metà ottobre si è mangiato in una fontana piena di pesci morti e fogne per la scommessa. Poi ricordo una scivolata in centro di Zappacosta con frattura del polso e rottura dell'orologio. La gente passava del dito di Panatti. Nel frattempo passava un Vucumpra nero, eppure lui si è messo a prenderlo in giro. È stato un anno perfetto, ci siamo divertiti un sacco, abbiamo installato un rapporto che va oltre il calcio, quindi anche senza. Tralasciando questa vittoria, per noi è stata una vittoria fuori dal campo, diciamo. Chi ha avuto l'idea di questi capelli qua bianco-verdi? Allora, è partita da noi, dovevamo farla, poi dovevamo farla tutta la squadra. Solo che siamo però i giovincelli che possono fare queste caporali. E chi hanno detto esatto. Dove andiamo. Bravo, esatto. Anche pare rischiano di perdere i capelli. Esatto. Poi c'è un altro tunnel oggi, o no? Poi ci sta pure chi non ce l'ha i capelli, quindi insomma. Tipo bianco. Zappa dopo questa cosa li prenderà tutti. Allora per concludere mo mi fate un coro, quello che volete voi, tanto già lo so che l'hanno, dai. Faccio partire il coro? Allora vai. Okay. Allora. No, aspetta. Allora aspetta. Ho tanto già lo so che l'hanno capolista. Alla giornalista? No. Dai. Dai, la capolista. Aspetta, spogliamo il cappuccino. Devastiamo il cappuccino. Ce ne andiamo in Serie B. Allora tutta la famiglia Millesi al completo oggi? Sì, era giusto portarla al campo, fargli vivere questa emozione. Enea sta staccando il microfono. Quindi sono felice di questa vittoria meritata e quindi ce la godiamo e ne approfitto e fargli godere anche alla mia famiglia. Non a caso Enea è nato qui, Tiziano, è vero? Sì, fortemente voluta, soprattutto da mio marito. Da me è accettata questa cosa per forza di cose e quindi no, assolutamente contenta di aver fatto questa scelta. È stato un anno bello ma non semplicissimo per Ciccio, che insomma è uno che è molto forte caratterialmente, però il tuo sostegno è fondamentale come sempre. Credo di sì, anche perché lui dice così, quindi gli vorrei credere, nel senso che sopportarlo è dura, ecco. Qual è il difetto più grande che gli riconosci? Non si arrabbia perché lo sa pure lui che ce l'ha. Dunque, un po' permaloso. È un po'. Non mi è la parola. Il sinonimo di incazzato, comunque. Ma sempre serioso, dai. Esatto. Sempre serioso. Domenica scorsa a Catanzaro ho faticato per strapparti un sorriso, oggi ci sto riuscendo di più perché pensavi già alla Supercoppa. Ma due giorni te la godi questa Serie B. Due giorni, bravo, hai detto bene, perché martedì iniziamo con la testa, col piglio giusto, perché ci tengo tanto a vincere questa Supercoppa, perché non capita tutti gli anni. Adesso abbiamo questa opportunità e la dobbiamo sfruttare.
domanda un po' proiettata al futuro. Hai un altro anno di contratto, sei arrivato in C2, hai detto riporterò l'Avellino in bici, sei riuscito, ora questa B te la dovresti godere un po'. Sì, c'è un altro anno di contratto, quindi fine mese incontrerò la proprietà, vediamo un attimino quali sono le basi, qual è la loro idea. E poi vediamo. Non perde mai il suo appeal da calciatore, ma come bisogna fare? Ma guarda, io ormai ho perso le grandi! Era Bello Fiore che ha dato il suo coro di incitamento. Hai perso le speranze, lui è così, lo accettiamo. Accettiamolo. E comunque, lo amiamo, esatto. Comunque si fa amare moltissimo, era al di là di tutto. Che bello è quando esco di casa per andare allo stadio a tifare Avellino. Che bello è quando esco di casa. Finisce qui quindi la gara, 49 minuti, Pisa che vince al Partenio, ma Avellino che torna in Serie B. Pallone per D'Angelo sulla destra, libero c'è Zigoni, può ricevere Zigoni, rete! Rete di Zigoni! Gianmarco Zigoni, anche Rastelli ad esultare sotto la curva! È il gol che può significare la Serie B! Serie B! We'll be right back.
Rosa Giullare lo avevamo nel cassetto da 7 anni. Brava, me l'hai tolto di bocca. Sono stati soffertissimi. Questa è la cosa più bella per la città, per tutti quanti noi. Lei era uno di quelli che è andato anche in Serie D, in C2. Dappertutto, sempre. L'amore non si lascia mai. Il primo è quello e basta. L'hanno addirittura i capelli bianco-verde ci siamo fatti. Sì. Era il minimo. Sì, certo. Minimo per l'Avellino. L'anno prossimo gioco? Gioco di sabato. Bella soddisfazione. Il tuo campione preferito? Sono tutti dei campioni. È un peccato, guarda, veramente abbiamo aspettato tanto per fare questa festa, però è arrivato proprio nel momento cruciale. Avellino è anche acqua. È soprattutto acqua. È tempo da lupi. Ciao, grazie. Auguri e forza lupi, sempre. E rimaniamo in Serie B. Speriamo, perché sono palcoscenici che veramente meritiamo, sia la città che lo sport in genere avellinese. Questa è la promozione numero dell'Avellino che vede? 6, dal 73 fino a 6, sì. Con la Serie A7. Ogni promozione ha un sapore diverso. Questa è bella perché non stava in calendario, come si dice, perciò è più bella. E dopo la Serie D, mamma mia. 4 anni fa stavamo in Serie D, mio figlio pure, tu sei sparito. Terribile. È stato bellissimo. E oggi grande pubblico. Grandissimo. Avellino dà sempre dimostrazione che è un pubblico eccezionale. Anche da Serie A, va? Speriamo, quello che quando non si programma è meglio. Come quest'anno. Siamo partiti e siamo andati in Serie B. Piazza di Pandola, come sempre presenti dalla D alla B. Ma prima della D, prima della D. Comunque dalla 71 la stai con l'Avellino, quando abbiamo vinto il primo campionato col Provasta. Benissimo. Dal 71 abbiamo la seguo. Sempre presente, niente, è stata una promozione bellissima. Voi c'eravate a Catanzaro perché a Catanzaro siamo saltati giusto due trasferte, abbiamo saltato, poi sempre presenti siamo stati. È una promozione bellissima perché nessuno ci accreditava per il primo posto e abbiamo vinto questo campionato contro tutti e tutto, contro le chiacchiere e contro chi ci gufava. Allora dedichiamo un coro ai tifosi del Perugia, forza, quello che volete. Quando già lo so che l'anno prossimo pure a Palermo andrò. Ale ale oh, ale ale, ale oh. E tanto già lo so che l'anno prossimo pure a Palermo andrò. Diciamoci la verità, oggi siamo contenti, è festa, entusiasti per questa Serie B, però non tutti c'erano a vedere Avellino Forza e Coraggio, Avellino Nissa, tu c'eri. Io purtroppo sì, affezionatissimo come sempre a questi colori. Carmine! Voglio dire, noi abbiamo sempre seguito sta squadra perché comunque rappresentava la città, anche se in una giornata di festa come questa il mio pensiero va a quei ragazzi che con me hanno per tanto tempo, sono stati con me sulle gradinate della Curva Sud, e ti dico la verità, un poco dispiace che non ci sono con noi. Stai Franca. Parlando degli USini? Sto parlando sì, anche se per me lo che è fondamentale, te l'ho sempre detto anche in trasmissione, quindi spero che dopo questa giornata di festa ci ricombattiamo un attimino, mettiamo il logo sulle maglie e l'anno prossimo andiamo tutti a Palermo. Contenti per questa vittoria? Molti, contentissimo. Anche lui, il piccolino, è contento. Anche Andrea, Antonio, Anella, tutti. Tutti contenti in famiglia. Tutti. Zitti, ciao, buonasera. Forza lupi! Anche il nonno è contento. Mi porti a fare un giro? Prego. Quando hai pensato di addobbare così la tua macchina? L'ho pensato il giorno in cui abbiamo perso il derby col Benevento. Davvero? Sì. Perché? Perché un gesto scaramantico è stato praticamente. Hai detto perdiamo quei sanniti ma tanto andiamo in Serie B, non fa nulla. Ero quasi convinto, infatti l'ho fatto una settimana prima di andare a Catanzaro la macchina. Quando è che hai capito che potevamo vincere il campionato?
L'ho capito, ma io l'ho pensato, cioè veramente all'inizio non avrei scommesso nemmeno un euro sulla società, sulla squadra, mi devo ricredere, per fortuna. Con la sconfitta del Benevento io e poi anche a Pagani l'ho detto è fatta, abbiamo preso quindi 4 gol a Pagani, ho detto è fatta. Quindi nei momenti più difficili tu ci hai creduto, sì, sempre. Sì. Una squadra che aveva bisogno di sì, un po' di fiducia. Sì, aveva bisogno di fiducia. Complimenti e forza lupi. Forza lupi. Chi è il tuo calciatore preferito? Chi è? Millesi. Millesi, anche il tuo? Ah, e come mai Millesi? No, perché ho fatto una foto e quindi mi sono affezionata a lui. Ok, ma però l'Avellino è sempre la tua squadra del cuore, niente Juve, Inter, Milan, l'Avellino prima di tutti. No, secondo, perché c'è prima la Samp. Ma la Samp, vabbè, l'Avellino si accontenta del secondo posto allora. E l'anno prossimo giochi sabato? L'anno prossimo sì. Vestita di bianco-verde per festeggiare l'Avellino in Serie B. Ok. Tifosa? Sì, sì. Anche tifosa della Juve comunque. Mamma, prima dell'Avellino. Amo tutte e due le squadre. Sì. Però oggi in piazza dell'Avellino, nonostante la pioggia, il vento. Siamo qua a festeggiare questa bellissima squadra che ha dato soddisfazioni anche ai tifosi. E ci fa emozionare. Sì, moltissimo. Anche se insomma il tempo non ha permesso questa bella cosa, insomma. Il suo campione, un calciatore dell'Avellino che le piace? Biancolino. Eterno Biancolino, è molto simpatico. A me il calciatore preferito è Ciccio Millesi. Perché Ciccio Millesi? Ciccio Millesi perché ha i capelli lunghi ed è molto forte a fare i tiri in porta. Bravo, hai visto? Allora l'amore per l'Avellino si trasmette da padre in figlio, meno male. Sì, decisamente sì, anche se quest'anno in effetti io non l'ho seguita molto da vicino per una mia scelta, ma non è legata al discorso marchio vecchio, no, per una mia scelta, anche per impegni familiari. Però io, perché tra l'altro io sono uno dei vecchi tifosi dell'Avellino, io ho conquistato la Serie A a Genova. Quindi tu c'eri? Io c'ero. C'ero come c'ero a San Siro, come c'ero al Bentegodi, come c'era a Roma, a Napoli e ora così li porterai tuo figlio a vedere la Serie B. Adesso sì, la Serie B è d'obbligo, già gliel'ho detto, l'anno prossimo abbonamento e tutte e due il sabato, ci toccherà. Sabato e andremo a vedere questa benedetta Serie B conquistata. E sperando di rimanere. E sperando di rimanere, infatti io questo mi auguro che sia. Posso utilizzare questo mezzo per invitare la dirigenza e tutto il contorno del calcio a far sì che una volta guadagnata sta Serie B la manteniamo e poi sperare, perché la speranza è sempre l'ultima a finire. Allora saluta Millesi che ti sta guardando. Sì, infatti per me Ciccio Millesi è il giocatore più forte dell'Avellino. Ciao Ciccio! Ciao Ciccio! Lei è una tifosa storica dell'Avellino, andava anche in Serie A, mi hanno detto, è vero? Sì, te l'ha detto, ma me l'ha detto, me l'hanno detto. No, è vero, non è vero. Perché devo mentire, è vero. E questa promozione dopo la Serie A? Ce la siamo sudata, veramente. Ce la siamo meritata e sudata specialmente. Anche stasera ce la siamo sudata perché proprio bagnata, proprio perché quando è proprio arrivato il pullman è incominciato a piovere. Guarda come ci siamo combinati. A inizio anno tutti dicevano vincerà il Benevento, il Latina, il Perugia. Senti, noi siamo andati allo stadio dalla prima all'ultima partita. Bisogna andare là, credere, tifare, non pensare a chi dietro ti dice questo non è buono, era Stefano. Aspettiamo l'ultima giornata, vediamo quelle che sono. Tutti gli altri criticavano, ma sono rimasti con la bocca asciutta. La Serie B è nostra. Salutiamo anche i gufi. Certamente. Forza lupi e forza Avellino. Massimo, diciamo la verità, tutti contenti per la Serie B, però non tutti c'erano in Serie D. Io sì, io c'ero. Io ho incominciato dalla Serie D, ci ho creduto dal primo momento. Perché è stata una cosa che è un proseguo, è stato dalla vecchia società alla nuova società e sono contentissimo, la sento di più, mi sono emozionato quando ho visto l'immagine dopo in televisione, perché è stato bellissimo quello che abbiamo fatto a Catanzaro, non sembrava bello sul posto, mi
dopo è stato bello. Fantastico. Anche perché erano 10 anni che l'Avellino non vinceva un campionato e poi 40 che non lo vinceva con una giornata d'anticipo. È stato ancora più bello, oggi è stata una cosa stupenda, la curva è stata fantastica. Un ringraziamento a tutti, la società, la stampa, a voi e a tutti, soprattutto i calciatori. Un ringraziamento ai tifosi prima tifosi, di sì. Speriamo che l'anno prossimo siamo qui ancora a festeggiare. Maddalena, quanta acqua che avete preso? Tanta, troppa. Però ne è valsa la pena. Molto. Tutta la famiglia. Guarda, ti voglio far vedere una cosa. Guarda. Ma è tutta bianco-verde. Per Avellino questo è d'altro. Le bambine anche vestite di bianco-verde. Tutta la famiglia vestita di bianco-verde. La malattia nasce per colpa del marito. No, da piccola. Prima lo conoscevo. Quindi è sua la malattia. Ce l'ho qua nel cuore. Come ce l'ha? Qua nel cuore. Yeah.